Altro gioco che si fa a due spettatori, naturalmente con un mazzo di carte regolare. Entrambi gli spettatori daranno un taglio a testa, o anche di più se vogliono, e da quel punto andremo a prendere 20 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il resto del mazzo lo mettiamo pure via. Anche qua, se vogliono, daranno un taglio a testa. Ed ora divido il mazzetto in questo modo per dare 10 carte a uno, 10 carte all'altro. Entrambi andranno a mescolare il loro mazzetto e andranno a scegliere una carta. La possono scegliere alla cieca oppure potranno guardare le carte e scegliere quella che vogliono. Supponiamo che uno scelga questa. E l'altro, dopo chiaramente aver mescolato, sceglie ad esempio questa qua. Ora ve le mostro e mi giro per non vederle. Queste sono le carte degli spettatori. Che cosa andranno a fare? Andranno a scambiarsela, quindi metteranno la propria carta nel mazzetto dell'altro, per poi di nuovo andare a mescolare. E il compito del mago sarà quello di ritrovare la carta. Anzi, le carte. Allora, da quale vogliamo cominciare? Cominciamo ad esempio da questo. Allora, secondo me potrebbe essere questa qui, questa anche, e potrebbe essere anche questa qua. Gli chiedo, vedi per caso la tua carta tra queste? In teoria dovrebbe dirmi di sì. Benissimo. Vediamo in questo mazzetto. Allora, secondo me è o questa, o questa, o questa, oppure questa. Tra queste sicuramente no. Vedi per caso la tua carta? In teoria dovrebbe dirmi di sì. Bene, gioco finito. Ovviamente scherzo. No, voglio ritrovare le carte in maniera un po' più magica. Intanto diamo una mescolatina al mazzo. Allora, voglio fare così, guarda, escludo le carte di due in due, sperando che le due che mi rimangono in mano siano proprio quelle degli spettatori. 10 di quadri, donna di picche. Ovviamente tutte le carte sono diverse.